fino a che non saranno adeguati quantomeno gli strumenti urbanistici, devo dire che vi è un'altra esposizione che a me mi era in primo tempo anche in parte sfuggita, perché insomma aveva un titolo un po' che non sembrava fosse attinente, era presentata all'articolo 138 della 65, che limita, che dà un'ulteriore precisazione a che cosa si debba intendere per manutenzione straordinaria, o quantomeno anche questo concetto così esteso di manutenzione straordinaria, che ora ho perso l'articolo, ma insomma in parte me lo ricordo, l'articolo 138 mi dice che per gli interventi, perché ora io comprendo, noi siamo abituati ad avere delle regolamentazioni negli strumenti urbanistici che hai ragione delle schedature del patrimonio dell'edilizia esistente mi consentono determinati interventi. Ora qualcuno specifica più nel dettaglio in che cosa poi di fatto la sostanza questo intervento debba comportare. In molti casi, quando siamo di fronte ad immobili che meritano un grado di conservazione, spesso si ammette fino al restauro conservativo, quindi escludendo tutte le ipotesi di ristrutturazioni, ma ricomprendendo il restauro e il risanamento conservativo, che è una tipologia di intervento proprio a tutela del bene, ma anche ad una utilizzazione del bene funzionale al rispetto di elementi tipologici, e interventi di manutenzione straordinaria che fino ad oggi avevano una portata innovativa estremamente contenuta. Estendendo, quindi andando oggi a prendere molti interventi ricondotti nell'ambito della ristrutturazione edilizia e trasportandoli nel concetto di manutenzione straordinaria, questo comporta uno stravolgimento di non poco conto di tutto quello che il pianificatore si era prefigurato di pervenire. Si gioca, si cambiano le regole a giochi avviati, quindi io pianificatore avevo un obiettivo, forse delle volte sbagliavo pure, anzi molto spesso sbagliavo pure, però di fatto oggi ho una regola di comportamento totalmente diversa e affatto potevo prevedere che ciò potesse essere ammissibile. Tenendo conto di questo, mi immagino, l'articolo 138, che è rubricato caratteristiche dei progetti per gli interventi su immobili di particolare valore, quindi sembra così a una prima lettura volto all'elaborazione di un elaborato progettuale a corredo di questi interventi, il comma 2 così specifica, cioè l'intervento di manutenzione ordinaria di cui è comma dell'articolo 136, ma anche quelli di manutenzione straordinaria, quindi 135 e 136, che abbiamo visto la manutenzione straordinaria in questa accezione è legittimata, è ricondotta in un'attività libera, non necessaria di un provvedimento abilitativo, e in un'attività invece certificata sottoposta a SCIA. Mi dicono, quando interessano immobili sottoposti alla disciplina del codice, e qui il problema si pone anche in maniera l'immobile che è soggettato a una tutela paesaggistica o storica vede comunque l'espressione di ulteriore valutazione in merito più o meno alla compatibilità dell'intervento, e intendo soprattutto quando questo vada a modificare i prospetti, nuove aperture, eccetera. Quindi la particolare disciplina che i beni vincolati hanno potrebbe in parte temperare. Oppure dice siti nelle zone territoriali omogenee classificate A, quindi dico vabbè, anche in questo caso il legislatore può fare un inciso per una categoria di immobili che vanno a insistere sui centri storici, quindi insomma in un contesto ambientale che si sa è abbastanza tenuto in grande considerazione dall'amministrazione. Oppure dice però in maniera generale per tutti comunque quegli immobili per i quali la disciplina consente fino al restauro, e qui non sempre siamo di fronte ad un bene che ha
una necessità di una tutela conservativa, perché ci sono anche le misure di salvaguardia, quindi che assoggettano a determinati, fino a determinati beni che non hanno in sé un valore, dice, questi tipi di interventi, quindi anche la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria, debbono essere fatti nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio stesso. Allora, leggendo questo grande temperamento introdotto, forse la portata innovativa di questa categoria di intervento è fortemente ridotta dal legislatore nazionale, anche al regime, questo a prescindere dalla programmazione che il comune poi farà a seguito di queste nuove tipo, caratteristiche degli interventi che derivano dalle diverse categorie di intervento così come definite. E riscontro come si sia in parte mutuato quel concetto di rispetto alle caratteristiche tipologiche e formali dell'edificio dal concetto del restauro e sanamento conservativo, che poi è sempre stato quell'elemento che ha contraddistinto la differenziazione tra gli interventi di restauro e sanamento conservativo rispetto agli interventi di manutenzione di ristrutturazione edilizia. Sempre in entrambi i casi siamo di fronte a interventi sistematici, quindi a un complesso sistematico di opere. Si possono anche fare in astratto interventi anche rilevanti, però nel restauro si deve mantenere, diciamo, quella conservazione, quindi quelle caratteristiche tipologiche. Nella ristrutturazione siamo di fronte a interventi nuovi. Questo per me è fortemente limitativo della categoria, e pongo anche nella discussione se tutto questo sia possibile. È vero che la Corte Costituzionale si è espressa cassando, quindi ritenendo incostituzionale una norma che ampliava la categoria di intervento e non la diminuiva. Sta di fatto che anche a regime in Toscana, bene o male, abbiamo delle categorie di intervento che sono diversamente disciplinate rispetto alla normativa nazionale. Quindi questa problematica da me non è risolta sicuramente. Forse noi non ci dobbiamo nemmeno ci aiuterà puntare su di noi perché siamo fuori causa. Sarà oggetto anche di valutazioni eventuali, diciamo anche chiamate in causa della Costituzionale nel caso insomma venga sollevata nel corso di giudizi amministrativi. Però a mio parere insomma non ritengo che tutto questo, cioè che queste forti limitazioni possono nella giustizia o non giustizia essere diciamo legittime, legittime. Ecco, io ritengo che al di là delle discussioni che si possono fare se sia giusto o meno aver ampliato, sta di fatto questa è una legge nazionale. E ritengo che nella certezza del diritto si debba veramente avere dei principi che sono uguali in tutta Italia, insomma, e che si possa anche consentire a un operatore economico che di fatto magari ha la sua attività prevalente in una determinata regione di poter arrivare in Italia e non dover ristudiarsi completamente tutti gli interventi. Quindi limitare indefinitivamente la categoria di intervento di manutenzione straordinaria anche con questo rispetto probabilmente può legittimare quindi dinieghi o comunque blocchi inibitori alle attività e quindi anche insomma su interventi che vanno a eliminare un solaio, semplicemente vanno a eliminare il solaio o vanno a realizzare un nuovo solaio, perché quando mi si parla di caratteristiche tipologiche, se sono di fronte a un edificio a un piano e lo diventa un edificio a due piani, io l'ho cambiato, come posso dire di non averle cambiate? E cosa significa nel rispetto? Significa che non posso farle? Significa che c'è una valutazione discrezionale aggiuntiva senza sapere come? Io lo pongo come problematica. Non so se ho esaurito gli argomenti. No, dovevo parlare di questa. L'avvocato comunque però è un compito. No, devo parlare del
dell'agilità parziale, insomma, ma accennerò brevemente. Ma se su questa parte posso ritenere sommariamente assolta. Però prima di passare all'agilità parziale voglio fare due o tre puntualizzazioni su quello che è stato detto, perché tutti questi principi che intanto voi ognuno, io vi vedo, vi sentite più altri ignoranti, e lo so, ognuno di voi ha avuto questa sensazione, perché noi non sappiamo cos'è una manifestazione straordinaria, noi non riusciamo a capire cos'è una manifestazione straordinaria. Però io vorrei anche un po' autoassolverci da questo, perché nel parlare l'avvocato non è espresso un concetto che mi ha colpito, ovvero la ristrutturazione conservativa. Quando si faceva la prima definizione di intervento, io sono abbastanza ormai anziano di questi consessi, il confine tra restauro e ristrutturazione era uno, era il limite di intervento conservativo rispetto a quello trasformativo. I confini non sono mai stati netti lo stesso, ma se io metto la ristrutturazione conservativa, ero già nel pallone prima, finisco nel panico, perché? Perché non ho più nemmeno quel confine che per me era vago, perché l'intervento sistematico di opere volto a trasformare un organismo edilizio fino a rendere tutto in parte diverso dal precedente rasenta la scemenza, perdonatemi, perché c'è scritto tutto e il contrario di tutto. Perché io vado in cantiere, chiedo a un giurista, e tutti i giuristi mi perdoneranno, però questo intervento che sto facendo me lo sai descrivere esattamente in questo contesto, in questo consesso? Ogni intervento edilizio porta la trasformazione fino a rendere tutto in parte diverso dal precedente. Siamo un po' al discorso della superficie e del volume di prima, diceva Lorenzo Paoli, no? Quindi quanto questo è diverso, quanto non è diverso, c'è sempre stato un confine vago. L'unico confine che era certo per noi fino a un certo momento, fino a due minuti fa per me, per questa cosa che l'avvocato di noi ha detto con una precisione incredibile, ci mette nel panico ancora di più, perché avevo una certezza che avevo un confine tra interventi di conservazione e quelli di trasformazione. Questo confine l'abbiamo pure perso, quindi noi siamo nel panico, siamo costretti noi stessi a chiedere al giurista cos'è la sagoma, dovrebbe essere il contrario, no? Non è normale. Come? Sagoma è simpatico. Sì, voglio dire, noi siamo costretti a chiedere di farci spiegare le definizioni del nostro lavoro, no? È incredibile. Io proporrei, questo faccio un attimo anche per drammatizzare un attimo la complessità di questi argomenti, di avvalersi del diritto di reciprocità dell'articolo 16 della Costituzione e costringere tutti i consiglieri di Cassazione ad assistere a un bel convegno di come si calcola un fabbricato in zona sismica, no? Perché è una soddisfazione, perché noi siamo costretti in qualche modo a dover capire concetti che non sono propri della nostra cultura, ma non solo, ma anche quelli che sono propri della nostra cultura ci vengono rivenduti in una maniera incredibile. Perdiamo ogni certezza, ogni momento che passa quello che era una certezza prima viene dissolta in un attimo. Io ripeto, mi ha colpito questo confine fra la ristrutturazione conservativa, mi ha rabbrividito. Conservativa o ricostruttiva, che non è pesante. Non ti dico l'avvocato non sbagliato, non dico questo solamente, è il mio brivido. Il legislatore ha voluto distinguere gli interventi che sono su un patrimonio esistente di ristrutturazione, ma che non comportano demolizione.